Buongiorno. 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 Sono Arianna Morelli. Volevo chiederle, lei ha detto che la sua carriera le ha dato molte soddisfazioni. Però ci sono stati dei momenti o ha in mente un episodio in cui si è sentito particolarmente scoraggiato o in dubbio sull'aver scelto la carriera di medico? Sì, sicuramente. Ci sono sempre gli alti e bassi, no? Diciamo che forse è stato quando all'inizio, appena laureato, avevo le idee un po' confuse, no? E quindi mi è venuto il dubbio di aver sbagliato, nel senso che ho fatto degli internati in urologia, ho fatto degli internati in medicina interna, volevo capire e provare a vedere quale poteva essere la mia strada e comunque la scelta poi di odontoiatria non mi aveva convinto molto. È stata una scelta fatta anche per necessità, nel senso che volevo avere anche una professione, quindi i tempi ospedalieri di assunzione in altre discipline erano un pochino più lunghi, ho fatto questa scelta che all'inizio non mi convinceva molto. Poi ho trasformato la mia scelta odontoiatrica in una scelta di patologia orale, quindi di medicina orale, che potesse integrare meglio l'essere umano per gli studi che avevo fatto e non necessariamente essere legato al ruolo di odontoiatra, ma di stomatologo, e quindi questo mi ha un pochino soddisfatto. Le sconfitte sono state tante quando venivo bocciato agli esami ed ero convinto di essere preparato, e invece mi dicevano che non era vero, e avevano ragione loro perché mi avevano bocciato, e quindi c'era un dato di fatto. Ci sono sempre le sconfitte, però quello che voglio dirvi per la mia esperienza è che dovete trovare il lato positivo nella sconfitta. Deve rafforzarti la sconfitta, cioè l'aspetto sempre positivo è trasformare la sconfitta, so che sono parole scontate, però le ho vissute, in un aspetto positivo, cioè vedere dove hai sbagliato e crescere, quello ti serve d'esperienza. L'approccio successivo è sicuramente più mirato e raggiungi il risultato. Io sono stato bocciato magari anche due volte un esame, ma non mi sono abbattuto, l'ho affrontato, molti colleghi miei abbandonavano. Quindi ci sono i momenti, anche nel corso degli studi, ma anche poi nella professione, ci saranno sempre. L'importante è affrontarli nella giusta prospettiva, non abbattersi e continuare. Dovete avere senso di volontà, perseverare l'obiettivo, individuare un obiettivo e perseverarlo. Poi cercheranno di abbattervi, ma voi dovete continuare assolutamente. Vedrete che alla fine il risultato arriva. Va bene, grazie mille.